Grazie.
Ciao Pantero. Tutto bene, Pantero. Ci dovrei stare tutto il pomeriggio, Pantero. Quando vuoi tu? Ok, quando hai fatto?
Buonasera. Buonasera, Ciao, bel buonasera. Si tempo? spera. Grande. Allora, Kala, dica Dica. tutto. Sei pronto per un'altra giornata di sbattimenti? Certo. Benghi, benghi. Te lo sei rivisto il video del tuo Sì, mi sono anche iscritto al suo volo? canale. Grazie, chiaro. Come umano lei. Scrivi un commento pure, così mi faccio due risate. Commento ci posso scrivere? Sono un gran pippone, sto imparando. Zeus è un grande, cose del genere. Scrivi quello che ti pare, che ne so, passato un bel pomeriggio, mi sono incazzato come una bestia, ma mi sono divertito. Scrivi tu, facci lei. Non so pilotare, ma almeno mi diverto. Dai, vieni a esercitare un po' il circuito, così possiamo andare L'ho fatto, lo stavo facendo ora. avanti. Tutto solo? Eh sì, perché lei non c'era e allora mi sono messo da solo. Tu quando sei da solo, vieni pure sempre qui in Discord, che io prima o poi arrivo, no? Capito? Poi c'è anche il grande Arro che ti può dare una mano. Il fatto è che non so su che server mettermi poi per allenarmi. Ah, penso che adesso ti stavi allenando sul tuo, no? Sì, ho creato una missione, così a caso. Tanto per quello che mi serve, devo mettere solo a fare sulla pista. Mentre tu fai tutte queste cose, vieni sempre nel Discord e qualche coglione, qualcuno sempre che arriva, no? Me compreso. Hai risolto i problemi col mosquito, Arro? Ci ho lavorato un po'. Ebbene, vieni nel Era server. proprio. Ho dovuto proprio modificare nell'UA, Ah sì, addirittura. eh. Eh sì, mi hanno scritto quelli della DCS e mi hanno detto modifica così così vedrai che funziona tutto. E ho detto va bene. E infatti. Ottimo. Qualcosina. Oh, ottimo. Zeus, Dimmi. una domanda, c'è per caso i piloni così mi posso... so dove devo girare? No, qua non ci sono i piloni, ci stanno i piloni per il circuito di gara. E vabbè, mi accontenterò, farò da solo. L'importante è che fai le virate con lo stesso angolo di bang, sempre di 90 gradi. 30 gradi il bang e 90 la virata. Se riesci a calcolare bene queste cose, vedrai che ti ritroverai nel finale bello allineato. Yes. Ripetiamo velocemente i bracci del circuito, Cala. Allora abbiamo il braccio di decollo. Yes. Che devo spiegare o basta che No, ti no, dica solo basta che tutti i mi dici i bracci? bracci, ti ho chiesto solo i bracci. Ok. Braccio di controbase, braccio di sottovento e braccio di base. Me ne manca uno. E il braccio finale. Ok, mosi. Quando è che agganci il braccio di decollo? Il braccio di decollo lo faccio a fine pista. Roger, bravissimo.
variometro. Allora, il variometro è quello che... Allora, tanto si trova la linea gialla. Vabbè. Non t'ho detto dove si trova, t'ho detto che cos'è. Serve per vedere a quanti metri stai salendo o scendendo. Ok. Movimenti convettivi del vento. Movimenti convettivi del vento? Yes. No, questa ombra di orto. Che cosa fa il sole? Senso che cosa fa il sole? Di Scalda. solito normalmente il cappuccino non lo fa, quello proprio. Vabbè, scalda, che te devo Oh, dire? vedi, vedi, vedi che per logica piano piano ci arrivi. Scalda che cosa? L'aria. Allora, i raggi del sole non scaldano l'aria, scaldano la superficie terrestre. Che differenza c'è tra la terra e il mare? Penso che la terra assorba, il mare invece... Allora. Il mare più va in basso, più è freddo e il calore resta in alto. Allora, il sole riscalda sia la crosta terrestre che l'acqua, no? Giusto? Fino a qua ci siamo. Il mare durante il giorno assorbe il calore e lo trattiene. Invece la crosta terrestre, cioè la terra, l'asfalto, le piante, i sassi, si riscaldano molto velocemente e rilasciano subito il calore. Cioè è il terreno che viene riscaldato, il quale riscalda l'aria. Non è il sole che riscalda l'aria, è il terreno. Cioè quando il terreno rilascia il calore riscalda l'aria e quella sale. L'aria che sale dalla crosta terrestre viene rimpiazzata dall'aria che viene dal mare, che è fresca. E quello è un movimento convettivo. Di notte succede il contrario. L'acqua rilascia l'aria calda, il mare rilascia l'aria calda, e dalla crosta terrestre viene l'aria fresca. E quindi si inverte il movimento convettivo. Quindi di giorno si decolla sempre fronte. Bella domanda. Se l'aria fredda viene dal mare, dove si decolla? Fronte montagna o fronte mare? Sapendo che si decolla e si atterra sempre contro Allora direi verso montagna. vento. Arrodiglia qualcosa. E verso il mare. Cala. Sì, no, sto cercando di capire, scusa. Intanto Allora, se... Vai, vai, diglielo, diglielo. Diglielo tu, Arro. cosa gli devo dire? Perché si decolla fronte mare? È una ragione, non dico fisiologica, ma l'inversione. Non ti sei sentito. Inversione termica. Quindi, allora, se dal giorno si parte verso, deve decollare verso l'acqua, di notte bisogna decollare verso la montagna. Esatto. È un'inversione termica. Hai capito il motivo, però? Cala. No, perché non ho sentito, cioè laggava, quindi non l'ho sentito.
Allora, il sole riscalda sia l'acqua che la terra. Di giorno, quando c'è il sole, l'acqua incamera il calore, quindi non lo rilascia. Aspetta che c'è sta mia moglie che sta a gridare al telefono. La sentite? Sì, almeno io sì. Avrà finito? Con chi stai parlando, Zeus? Con mia moglie? No, Ah! non ha finito ancora. Le lezioni verranno riprese dopo l'interruzione pubblicitaria. Mi appare il Boy Scout. Insomma. Ecco lui, mi sa che c'ha Dio, l'elicottero che ho messo prima. c'est moi. Ma Ancora dove con siete? l'elicottero sei messo? Sì, cerco di diventare padrone, ma è difficilissimo. Sono più bravo con l'aereo. Solo noi due e... cioè. Qui nel server ora. Oh, no, siamo noi. Manca solo Arrow. Ma io non so che in dove siete però, Sul mio server, Hello. Arrow. Ciao Panterio. Oi, Panterio. Ciao, Arro, come va? Allora, l'ha capita sta storia dell'inversione? Aspettiamo che mia moglie finisce, sennò Ah, ma tu sei occupato con in casa, ho No, non è che sto occupato, è che se io mi metto a fare la spiegazione sentendo mia moglie che grida, capito. Ah, mi certo. fa un po' di No. coitus interruptus, capito? Ah, sì, tanto ci sono abituato all'ISIS che invade casa, quindi... E che senso, scusa? Non lo capirei presto. Gesù, mi sono preso un infarto, sono a casa da solo, avevo lasciato la live di Zeus aperta e sentivo qualcuno che parlava. Poi sentivo qualcuno che rideva e ho detto che cazzo ride? E poi ho sentito qualcuno che tossiva, tipo che stava morendo, era Zeus. Ero io? Sì, eri tu. Sono Era risuscitato. un infarto. Che cazzo? Non vedo il server Zeus. E cercalo, fai refresh. No, io Faccio. scrivo l'ore e vedo solamente. È già la terza volta che faccio refresh qua. No, Zeus non c'è. Non c'è. Cala è Ma entrato. no, non è vero, l'ho trovato, l'ho trovato. Ah, ecco, adesso è uscito, sì. Ma cosa si è aggiornato? Cosa si è aggiornato di DCS? Che l'ho appena aperto oggi e sì, c'è Niente. un Sì, aggiornamento. mezz'ora fa si è aggiornato. A me Sì, ma non mi cosa ha hanno fatto nessun aggiornato? aggiornamento. No, sì. Lo riavviano ogni 2-3 ore per via dell'ora solare. Non ho capito. Lo riavviano ogni 2-3 ore per evitare che vogliamo di notte per l'ora solare. Hai capito? Macello, Non ha capito. Oh mamma, ancora questi velivoli a elica qua, cacchio. macello. Macello, macello. Oh, ma cosa riavviano a Ru? Che cosa? Il server. I server. Prima c'era molta difficoltà perché nessuno lo riavviava nell'ora solare, cioè i server erano sempre impostati sulla Ah, notturna. tu mi stai parlando di che aggiornamento hanno aggiunto? No, nessun aggiornamento. Oddio. Lo riavviano per darci la possibilità di volare nelle ore diurne. Ma tu gli hai confuso le idee con l'ora solare, capito?
No, Il io ragazzo si è allora solare, perso, sì. si è perso. Sì. L'ora solare proprio ora, sì. No, vabbè, non ho capito ancora perché Zeus ha detto che non ha ricevuto nessun aggiornamento. Di DCS non ci ho avuto nessun aggiornamento io. No, io. Io sì. Quando? Adesso l'ho appena aperto. È da ieri pomeriggio. No, è da ieri sera. Ieri per le 10, l'ultima volta che l'ho aperto. È strano. Yes. Sembrerebbe. Zeus, ma intanto posso partire? Mi È certo che dispiace. puoi No. partire. Fai la tua procedura radio e parti. Chi cazzo è che mi sta accendendo un elicottero in faccia? Chi Terra è lui? Alfa 001, request startup. Autorizzato la startup dichiar sì, dichiarare. A riportare pronto al rullaggio. Terra Alfa. Zeusone sul sono. Non ho capito? Eh? Le stelle sono tante, milioni di milioni. Di certo Zeus non è un negrone. Torre, qui India Charlie 001. Avanti India Charlie 001, qui torre. Pronto al rullaggio per decollo. Riportare punto Beh. attesa. Ma si può cambiare cosa quando uno dice che. No, aspetta, come cazzo si dice? Quando uno ti chiede, no, che è pronto al rullaggio, ti dice che è pronto al rullaggio, no, Zeus? Sì. Non puoi dirle, allora. No, no, aspetta, è una cazzata. No, 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 ho missato, ho sbagliato. Che Mi cazzo? sembra. Non ho Che ne più so. capito un cazzo, c'è da tu. Ma coglione! No, sinceramente io volevo dire, ma non puoi dire a quello che sta sull'aereo, dire cazzo in chat e muovi sta cloche. Cazzo in chat non ho visto sta cloche. Ma tu di Bisogna. solito di prima mattina ti prendi le spremunte di fragole? No, Per dire di solito ste cazzate? assomiglia. Cosa? Ma perché c'è. Ma che cosa sto vedendo? Ma perché c'è di Hitler sulla mia livrea ma che cosa cazzo sto vedendo? Con che aereo voli, scusa? Aspetta. Sul DF, se ti sei appena mosso, sei dietro, sono dietro di te. Che cosa Aspetta, questa la voglio vedere. cazzo? Ma cosa cazzo? No, ma Nel lato sinistro. sta dicendo una marea di cazzate, secondo No, nel lato sinistro io vedo. Come si chiama? La svastica, scusa. Ma non Svastica. c'è nulla Io sul non la lato vedo. sinistro. Sul lato sinistro? Ma le vedi quei cosi Ah, non. rossi sotto la. Ma secondo me c'hai l'aereo buggato. Sì, infatti. Se vedo Hitler, però non mi sembra tanto buggato, sinceramente. Se vedi Hitler è un problema. A Ah, vabbè, lo vedo solo io. Vabbè, sono felice di questo. posto. Felice di vedere Non gliela posso fare, non gliela posso fare. Hitler. Buongiorno, compare. Mi farsi dire dove cazzo ti sei nascosto? Visto che sei riuscito a uscire da Berlino senza che nessuno ti ha stuprato la famiglia. Ok, allora, cazzo sì. Dai su, Flap. Dai su, cazzo. Andate su. Chi c'ho davanti a me? Sei un elicottero, di No, no, certo. no, dovrebbe essere un altro TF-51. Farro. Arrow. Zeus, per caso ti sei caricato delle bombe? Perché lo so che alla prima occasione me ne sganci sopra. Perché devo sganciare le bombe sopra? Di Perché in questo momento non sono ancora in pista, quindi quale dipende. reato sei colpevole? Basta che non distruggiamo di nuovo tutta la pista. E di nuovo? Che cosa significa? E di Terra nuovo? Alfa, punto attesa per secolo 09. No, comunque Zeus, non sapevo che Autorizzato avessi. ad entrare in pista, a riportare sottovento. Non sapevo che tu Autorizzato, avessi Terra GTA. Alfa, parcheggio. Chi è che ha toccato il P47? Io, ma perché non l'ho visto? E come cazzo hai fatto a non vederlo? Si Deve chiama essere mio. non so chi cacchio si è messo lì. Ma Come? questa è stata una stronzata. Perché mettersi sul taxi fermo lì è proprio una grandissima stronzata. Prendi un altro modulo, dai.
Guarda, perché sto No, mi morendo di riparo. nuovo. Perché? Cazzo è Wolf Razor? C'hai l'ala in fiamma, ma perché? Vabbè, Non lo so. chi ha se mi... ho toccato il 47. E ripiglia un altro modulo. Ma ricomincia tutto da capo. Dio. Dio buono. Dio Jesus. Sta cosa però mi fa abbastanza incazzare. Chi è che cazzo mette un P47 in mezzo al taxi? Io. Fermo. Ma lo sai che è una persona vera col P47? Punto, mi chiedo chi cazzo sia. Allora arrabbiati con Zeus, la mappa è sua. Magari sarà uno che ha appena Ovviamente. comprato il P47 e non sa come usarlo perché lei lì che era fermo. Gli ha sospeso il motore. Col... Ma comunque Zeus, da quando ce l'hai GTA? Da una vita. Madonna, veramente anche tu stai col business del bunker lì, come cazzo si chiama? Sì, del bunker. Madonna, Ce l'ho quella roba mi ha tutti. dato un botto di soldi. No, che cazzo vuol dire? Ovvio che ce li hai, ma sto dicendo, anche tu adesso stai facendo queste cose, anch'io sto andando col business del bunker. Ma scaricarsi un mod menu, mettersi soldi è troppo... È troppo facile, che cazzo gioco GTA a fare allora? Non mi rompo di sicuro coglioni a fare una cosa del genere. E allora non sei un vero giocatore di GTA, che cazzo, io gioco a GTA perché voglio essere un coglione che guadagni i soldi, visto che al posto di guadagnare soldi nella vita reale li perdo, quindi direi che... Uno prova a guadagnare soldi nella vita reale e cazzeggia su GTA. Cosa significa sta cosa, scusami? Che provi a diventare qualcuno nella vita reale, va a far culo a fa soldi su GTA e impegnarsi a far soldi su GTA. Che Ma cosa cazzo, significa? che cazzo vuoi che divento io? Cazzo di 13 anni, madonna, Cazzo devo diventare Elon Musk? Che cazzo fai? Ma non lo so io. Che se vado da qualche parte mi dicono, ma che vuoi tu che sei venuto qua? Cioè, non lo so. Capito? Ma sei piccolo ora, ma Dio buono, prima o poi diventerai grande. Questo è quello che dici tu, chi lo sa? Ma chi lo sa? Ma spero che tu lo sai. Cosa vuol dire? Ma io ci provo a fare le cose, cioè non l'avessi mica manco detto ieri. Che cazzo, io ho attivato un vero business, cioè la gente veniva, questa cosa è successa più di un anno fa, la gente veniva sul mio sito e mi richiedeva di fargli un sito. Mi pagavano, ci ho guadagnato... Ma che cazzo ci ho guadagnato? Boh, devo andare a guardare lo scontrino che mi sono messo. Lo scontrino. Che cazzo fai le fatture? No, 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 però mi sono stampato uno scontrino. Ho Falso. cercato fake lì, simple fake, qualcosa fake lì di uno scontrino e me lo sono scritto. Mi sono scritto le cose Ah, su. Hai ok. capito, no? Lì, face coso, non mi ricazzo come cazzo si chiama. Fake sample, vabbè, una roba del genere. Sì, attenzione, non ho fatto nemmeno solo quello, cioè cazzo. Ecco, l'ultima cosa che ho fatto che ancora non ho terminato, cioè non ho, se faccio gli aggiornamenti, è due applicazioni su Google Play, di cui una sto portando molto avanti, e da lì ci ho guadagnato un euro di pubblicità. No, le pubblicità, che senso? Sai, le pubblicità, quelle che tu bestemmi sopra perché te le mettono nelle applicazioni, ecco. Ah, ok. Ecco, vedo che capisci. Ora ho capito, ora ho capito che senso ha la pubblicità. Ma no, comunque, se vai nella mia applicazione non sono un bastardo, nel senso, cioè, le pubblicità sono gestite bene, non da un coglione che si vuole fotte i soldi. Vabbè, se fai un'applicazione della Madonna devi fare il coglione che vuole prendere soldi. Importa una sigla di Vero, vero. come sia fatta. Poi la seconda applicazione ci ho guadagnato 2 euro perché la seconda applicazione l'ho messa a 1 euro. A un, no, come cazzo, quanto cazzo l'ho messa? A 1,19 euro su Google Play e un paio di persone me l'hanno comprato. Cioè, Sì, ma... attenzione, 1,19 euro ci ho guadagnato 2 euro qualcosa perché sempre Google di merda. Scusa, ma cosa facevano sta Mo' applicazione? rivengo. Allora, Io. prova.
messo pubblicità moderate, è un'applicazione timer avanzata. Attenzione, fino a qualche settimana fa c'è semplice applicazione timer. E poi dopo qualche settimana ho messo, perché questa applicazione l'ho pubblicata il 27 agosto di quest'anno, quindi il 27 agosto, qualche mese fa. No, sì, due. Vabbè. Hai capito. Come posso dire? Adesso ho scritto avanzata app timer, perché... no, te la devi vedere, cazzo. Aspetta. Cioè, so spiegartela, ma se non te la vedi rischi di farti idee che non voglio che ti fai. Non è che mi... Tu mi hai chiesto che cosa fanno. Sì, no, ok, ma non è che se mi faccio un'idea che non mi faccio ti denuncio, Che cazzo me ne frega, una volta che la devi vedere la vedi bene. E la seconda invece te la posso spiegare. La seconda, quella a pagamento, tu scrivi, sai, no, che ci sono i font. Sì. Tu scrivi il nome di un font, sopra hai un testo, e quel testo cambia a seconda del font che tu hai scritto. Nel senso che così tu sai che font e che cosa fa quel font. Ah, oh, figo. Sì, anch'io ho detto la stessa cosa dopo aver detto una bestemmia perché non funzionava molte volte. Vabbè. vabbè. Cazzo. Sappi che... si identifichi in questo... No. Allora, sappi che la timer app adesso sono la versione 2.6. Quindi ho fatto dalla 0.1 fino alla 2.6 facendo 0.2, 0.9. No, aspetta, senza saltare così, nel senso... Hai capito, no? Sì, saltando di bel po', però. No, senza saltare, nel senso... Ah, proprio 0, senza saltare? 00, 01, 02, 03, porca 04. Puttana! E adesso sono la 2.6, ciò in due mesi. E quindi immagina quante volte ho bestemmiato, cioè... Ho capito, te farai il programmatore dopo. Scusami, questo non è programmare. Sì, nel senso, come lavoro effettivo. Ah, no, non lo so. So che è programmare. Non intendevo questo, nel senso che ci lavorerai su. Porca puttana. Sì. Certo. Su questo non possiamo. Oh, porca puttana, stanno a 600 km. Andiamo a fare sto stramaledetto circuito. Stramurte, le chitamurte. La stramurte proprio di sto circuito del cazzo. Penso di non aver mai odiato un circuito così tanto. Vabbè, aeronautica, prenditela con zero. No. Non è il problema dell'aeronautica, perché sai, forse no, il problema dell'aeronautica. Al posto di prendersela con zero bisogna ringraziare. Grazie. Effettivamente sì, bisogna ringraziarlo perché mi sta insegnando a pilotare. Però... Altrimenti ci mangiavamo tutti l'aereo e imparavamo. Però con Zeus che si incazza perché ti dà sì, le lezioni gratis e poi non le fai, tutto a posto. Però c'è un mio sogno, voglio fare una cosa, voglio guidare un bel cazzo di aereo per un bel po' di chilometri o di miglia, fai come vuoi, e poi atterrare e darci uno schiaffo per dire ah cazzo. Mi hai accompagnato questa roba. Questo mi piacerebbe molto fare. Quindi anche diventare pilota. Attenzione, io voglio fare anche l'astronomo. Addirittura. Porca puttana, cazzo. Io piango quando guardo le stelle, porca troia. Uno dice cazzo, aspetta, che cosa ci fai di bello? Dico, che sono lontani, cazzo. Forse che l'astronomo vorresti fare anche l'astronauta a sto punto. Sì. E dice pure che sì, dice pure che sì, dice. Sì. Cazzo sì. Dire, no. No, aspetta, cosa cazzo devo dire? Un mio compagno delle medie ti risponderebbe. Non gioco con te, amore. No, così. Così, a caso. Sì, no, così. Ok, posto. Si chiama intelligenza non intelligenza. C'è non niente chiamo deficienza, però va bene lo stesso. C'è niente a che vedere con l'intelligenza artificiale. Beh, l'intelligenza artificiale una volta ho provato a farla. Gli ho messo un vocabolario, l'unica cosa che gli ho scritto puttana, ha
perché gli avevo detto che non ha lei. Sai cosa mi ha risposto? Lavoro solamente tipicamente Sto femminile che è dalla notte dei tempi. cazzo. Sto cazzo. E io mi sono chiesto, ma la parola sto, cioè che non è una parola, sto, dove cazzo sto? Drago! Gliel'ho scritto. Allora? Oh, saluto. Gliel'ho Ciao bello! scritto. E Che mi ha ti ha detto risposto? silenzio. Vabbè. Comunque funziona, Ok. Vabbè, faccio cazzo, sì che funziona. Se funziona, funziona, però dai, qualcosa va messo. Beh, poi si può. Tutto si può migliorare, no? No. Come no? No. Sì. Intanto preferirei sentire più pesante le bestemmie che tiro quando non va qualcosa, così mi darebbero soddisfazione, invece non mi danno un cazzo, anzi, bestemmio ancora di più, perché non va Vabbè, ma un giust cazzo niente. giustamente. È una legge, non scritta, ma è una legge. Guarda, ti richiedo Torre Torda India Papa. Ti Avanti, India Papa. Allora. richiedo permesso assoluto del riatterraggio. In che Oh. senso? Che cazzo non so in che senso? Permesso assoluto. Vabbè, atterro dietro chi chiunque stia decollando in questo momento, No, superciao. io sono atterrato perché ho fatto il circuito, ma ora riparto, non ti preoccupare. Ok, Mi mettiti a rilevo sinistra dai per favore, coglioni. mettiti a sinistra. Sono a sinistra, che vuoi? Ma Mettiti tu a sinistra. sono a sinistra! No, tu stavi non stavi andando Andando a sinistra. Ma che minchia Ma la c'è? tua Che questa non è sinistra o una. la sua sinistra? A parte se si No, sta la sua. atterrando nello, È anche la sua. se È sta anche la sua. atterrando allo stesso maniera, penso a entrambi siano di sinistra. Puttana. Macello, macello. Ciao Zeus, questo so dovresti essere tu. Sto sul P47. Allora non sei tu. Chi è quello con l'elicottero? Non lo so. Bravo, pensavo che lo stessi guidando tu. Ah. Drago, torre di controllo. In che senso? Allora? Sono in fase di rullaggio, chiedo la revisione per il Allora, la decollo. procedura è torre da drago, che il tuo sarà India Delta. Poi aspetti che la Ok. torre ti risponde. E poi dici le tue intenzioni. Prova. India Delta? Torre da India Delta. Aspetta, aspetta. Mannaggia, perché cavolo lagga sto coso? Torre da India Delta. Avanti India Delta, qui torre. Sono in fase di rullaggio, chiedo l'autorizzazione per il decollo, quando Ok. in fase d'attesa. Riportare punto attesa. Riportare Ricevuto. riporterò. Lo riporterò. Lo scriverò. Ah. È possibile decollare da così poca distanza? Sì, i calcoli scientifici dicono che è possibile evitare di bestemmiare. Beh. Ma chi è Non si vede Wolf? niente dentro sto coso. Ma chi è Wolf Razer? Non lo so. Wolf. Ah, è quello sul 40. Era quello che stava prima sull'aereo che si tuo ora. Sì, era il T-47. Adesso sta qua. Che bello. Non lo conosci? È venuto male stavolta, dai.
cosa? Circuito. Mi ritrovo diritto alla pista. Ottimo, continua, continua. Quando poi sei completamente sicuro me lo dici, io ti osservo. Se fai tutto bene, andiamo avanti. Mamma mia, come se va a sinistra sta aereo. Perché va a sinistra secondo te? Mamma mia, che atterraggio dolce. È da trimmare? Non ho neanche minima idea. Perché il rotore tende ad andare a sinistra quando gira. Ma io quanto posso? Quando si parla di rotore si parla di elicotteri, tu stai su un aereo, quindi sarà una elica che ti tira a sinistra. Motore, elica, come si chiama? Elica, elica. Uruguay. Rotore no. Dell'elicottero. Pardon. Ande che? Avevo sentito padron. Quindi è elica? Elica? Elica di prua. Com'è? Sì, sì, è elica di prua. Hai mischiato un gergo aeronautico. La risatina sotto mi fa pensare che mi state pareando da dosso. O erro? Sembra fai parlare. Hai combinato un gergo aeronautico con un gergo navale. Fantastico. Ma io sono una persona ibrida, quindi mi capita spesso di fare queste cose. Facciamo questi discorsi, ti prego. Ma al finale come si chiama sta cosa? Finale? Il finale è quando devi atterrare. In finale. Yes. Zeus, una sì? Domanda. Sì? Torre, torre, dai. India Delta. Avanti, India Delta. Sono in... Sono sul punto attesa, chiedo l'autorizzazione per il decollo. Allora, lei non è nel punto attesa, Otto. Quindi deve rientrare al parcheggio. Come nel punto attesa? Sulla pista qua. La pista ah, non era è, prima, cacchio. La pista non è il punto attesa. Già, veramente lo torna indietro. Affermativo. Ma che Zeus infame, mamma mia. Ma io non l'ho mai fatto. Io rispetto le regole, quindi torno indietro. Ti chiedevo, deve essere pressoché perfetto sta cosa? No, non cerco la perfezione, ma almeno la correttezza nei vari bracci. La perfezione non è richiesta perché non sono perfetto nemmeno io. India Delta. Ma come no, lei è Zeus, come fa a non essere India perfetto? India Delta da torre, cambio. E che ti risponde? Dica. Dica. Si allinei in pista e decolli senza che ritorni al parcheggio che ti vedo un po' imbicciato. Grazie, mi ha fatto fare 50 però per modo di tornare al punto di... E mo ti devi allineare in pista e devi decollare. No, mo tu tornare indietro, vai, fammi parte a quest'altro qua. Vabbè, allora decollo vai, io. Vai zio, vai. Ah, sei tu? Arru è morto. A quanto pare sì. Questo. Troppo lunga, troppo larga, più che altro. Torre torre qui India Charlie. Avanti India Charlie, qui torre. Chiedo il permesso. Oh merdina. All'atterraggio. Autorizzato all'atterraggio. Guarda, 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 guarda. Oh, chi è che sta volando? Vedo in realtà. Oh merda, è uscito chi sta qua. Vabbè.
No, no, ho sbagliato. Corredore da India Delta. Avanti India Delta. Avanti India Chiedo il Delta. permesso per il decollo. Autorizzato al decollo. Aie. Giù tutto. Pinta. Torre da India Papa. Avanti Non India si Papa, qui vede torre. niente dentro sto cavolo di aereo. Chiedo il permesso di atterraggio. Autorizzato. Sono io sulla pista. Ti sposti in un viale. No, mi schiatti, mi arrivi addosso sicuro. Sì, tranquillo. Tutto bene. Da questo momento in poi, visto che la torre è in volo, fate solamente chiamate all'aria. Chiamate Ah, ok. Dovuto. all'aria, dovete dichiarare le vostre intenzioni. Va a laggare proprio, ma no, già la miseria, non è possibile, non è possibile. Sì, succede. Eia. Ma guarda, ancora bloccato. Perché? Perché vedo qualcuno che si trasforma in Dai. volo? Ma dai, che sto vedendo? Sono io. Chi è che mi è esploso davanti? Sapevo. Chi è che mi è Ma a me mi si è esploso? bloccato tutto. Ma non è Vabbè, possibile. vabbè. Non mi si è Ma esploso davanti. gioia. Questo braccio del PC è Ma mi si è Zeus. bloccato tutto. Sì, tranquillo, Zeus. Cioè, PC, succede. Mannaggia acqua. Comunque c'ho qualche problema grafico È libera la pista. ma No. No. Quanto pare Ah, l'hanno libera a destra. Sì, è libera. no. No, guarda, proprio a destra ci sono. Vabbè, se allora. No, vabbè, mi si è rotta. Ma perché? Zeus, ma vuoi fare qualcosa o vogliamo che tutto dipenda? Non ho capito. Vuoi fare qualcos'altro? Qualche missione? Che ne so, andare in giro a fare la gang? Oppure vogliamo così tutto La dipenda? gang. Gang. Che ne so, qualcosa, vuoi fare qualcosa? Ma in che senso? Gang, gang. Non lo so io. Vuoi fare qualcos'altro al posto di girare attorno a una pista, andare, prendere anche col tietto, col P40, quello che vuoi? Va bene, ma andiamo a fare qualcosa, insomma, tanto poco da fare. Qui abbiamo due allievi che si stanno addestrando. Se tu vuoi andare a fare le missioni, vai su un altro server e vai a farti le tue missioni di combattimento. No, Capito? Sembra giusto. chiaramente pensavo che era così un volo. Macello, macello. Bah, GTA non ci giochi poi più tardi. Non ha risposto. Teo, sei vivo? Un attimo. No, è qualche impostazione grafica che avevo un problema in passato che mi si bloccava tutto, mi hanno fatto disattivare il Cosa? video.
aspetta, ma Ping, cosa solo che devo lag? reimpostare. Ma lagga la connessione No, mi o chi? blocca tutto. No, la connessione. Quando vado nella lista dei server, tipo Marias, non mi fa proprio entrare, mi sballa tutto. Ah, Quando vado Wolfie! nell'orologio del V-Sync, altre cose. Wolfie! Ma secondo me sono i filtri, SSA, quella cosa là. No, l'ho tolto, solo che non ho reimpostato nuovamente insieme a qualcuno le impostazioni grafiche perché mi fa lo stesso problema che avevo in passato. Mi balla tutto. C'ho 16 giga e Arazer! mezzo di video, non penso sia normale. Ma sente. 16 giga di giochi. Allora? Fanculo, sono ballato un'altra volta. Allora non è niente. Da un po' che non apro sto pattume qua di Sono server. 5-6 mesi. Tu ogni 5-6 mesi fai capolino, poi mi dici ti ricordi, non ti Certo. ricordi, ti ricordi, non ti ricordi. Certo che mi Ci ricordo. Che cazzo di mancherebbe. domande fai pure te, Oh, ci vaffanculo. mancherebbe. Ascolta. Un'altra Ci mancherebbe, BF109 lo chiamavano. volta. Una volta. Ma alla fine aggiornami un po', che mi sono perso quel po' di cose Che te devo aggiornare? io. È successo qualcosa di Tipo? interessante o cazzo ne so. Niente, siamo in Lavoro costante per il canale. crescita. Ah, la novità, ho scritto un libro. Un libro. Come si chiama? La guerra secondo Marte, lo trovi su Amazon. Vado a Mi vedere. può dare un attimo le impostazioni video, per favore? Non ho capito cosa. Vuole Mi può le dare un attimo le impostazioni Sì, video? Cosa vuoi di Item. impostazioni? Fagli le impostazioni Come te l'hai video, impostata tu? Ok, va bene, Qualcosa che aspetta che non mi sbrighi. va, perché si imballa tutto. Pure quando esco dal server si imballa tutto. Allora, Vanno dalla questo. scheda video che hai, in base alla scheda video. Sì, va bene, ma non solo, cioè attenzione, La scheda video ho scheda video due GTX processore, 1080 Ti due. Devi abbassare un po' la trovi pure qualità, questo forse va orologio. meglio. Ok, oh, guarda, guardami Ma qua. c'ho due GTX 1080 Sly, come cavolo è possibile? Sono 17 giga di video. Aspetta, quanto hai di RAM? 16 di DDR4, 3000 MHz. Bene, CPU Non ricordo neanche grande, Intel o AMD? più. Intel mi sembra. Ok, i5, i6, allora è i9. Windows buggato e TCS I7. compreso. C'è qualcosa di Sei non te in va. atterraggio, Non è possibile. Charlie? E cosa devo fare? Ma con chi sto parlando tutto ciò? Senso. Pantero e Drago, scendete di canale e sistemate ste cazzo di grafiche. Andiamo giù. Conto che io giro con una 1050 Ti, quindi sono Cosa vuol portatile. dire? Ma cosa vuol Sì, dire? sono portatile. Vabbè, ma se le specifiche No, sono c'è qualcosa che buone. non va, non è. C'è qualcosa che non va in qualche impostazione che va in Sì, contrasto, perché è esatto. impossibile. No, non è Allora, possibile. mettiamo ROM 2. Sì, dai. Aia. Razza, te che mi racconti?
E Zeus quello col P Sì, 47. ti stavo seguendo. Com'è andato secondo te? Stai incominciando a far tua la tecnica, c'hai un problema di quota ancora però. Ti devi regolare meglio con la quota, però per il resto stai andando benissimo. La quota non riesco a stare perfettamente a 1000 metri. Sì, Mille piedi. 1000 metri. Scusa. Vabbè, ma questi sono piccoli dettagli che... Non mi si alzano, non mi sono, non mi si sono alzati flop. Non lo so, che hai combinato? Flop, passato il carrello.
Che adesso atterri, fai arresto completo e vai al parcheggio. Arrose, decolli da quella pista, c'è vento attraverso. Volevo provare. Volevo Ok. provare a farmi uno schiaffo. Prova. Allora, India Charlie, adesso metti con F2 sul mio aereo e ti insegno la prima manovra. E sei India Zulu? Sì. Vediamo cosa succede. Posso spingere il mio Sì, 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 aereo? sì. Adesso devi osservare. Infatti. Lo sto streamando anche da Discord. Mi metto su Discord o andiamo su visuale? Dovresti cercare di vedere tutte e due. Comunque, se no F2 va benissimo. Madonna che mal di braccio. Quindi come ti sei regolato? C'ho F2, cosa lì, perché non lo posso vedere da Discord. Ok. È vero. Vabbè, tanto poi ti rivedi il filmato su YouTube, quindi vedi tutto. È vero. Impossible. Con quella configurazione qui è impossibile. Ma il cockpit è chiuso o il suo è aperto? Ce l'ho aperto adesso. Poi dopo Pensavo fosse di nuovo il bug. quando vedrai il video su YouTube direi: ma come cazzo hai fatto? Che poi lo vedrai, dai, è una sorpresina. E mi fido. Applicando una visuale da pilota, cioè ho messo la capoccia fuori dall'abitacolo per vedere dove cazzo sto andando.
La manovra che ti farò vedere adesso ti servirà quando atterrerai su una pista con vento a traverso. Ci sono due sistemi per contrastare il vento a traverso. Per esempio, se il vento ti viene da destra, abbassi l'ala destra e col pitch cerchi di contrastare il vento. Oppure vai a comandi incrociati, cioè metti il muso a vento e col roll. E il pitch cerchi di rimanere in asse pista. Ora te li faccio vedere tutti e due e poi li rifai. Ok? Poi li rifò, mi piace. Come minimo mi ci schianto. Ripetine, ripetine. Perché la devi prendere così? La prima volta è difficile, ma poi mano a mano che fai le cose. Ma per esempio il circuito l'hai fatto quasi perfetto. Vabbè, è da un po' che mi ci alleno sul circuito. Anche quando non c'era nessuno, mi mettevo nel mio a provarlo. Ok, ottimo. Anche se, ribadisco, ancora non ho capito più o meno l'asse di dove vedere un po' i piloni. Ora, su sta pista sì, ormai l'ho trovato i punti precisi. Ogni volta bisogna trovare i punti di riferimento. Se no dovresti avere sempre la visuale sulla pista per fare le cose corrette. Però dipende dal tipo di ottica che usi, se quella io per esempio uso solo lo schermo e quindi devo per forza andare con la visuale esterna. Anche io uso lo schermo, però la visuale esterna. No, Cioè non usi tracchiere, no, visori? no. No. Devi imparare a volare con F2, cioè che tu vedi la pista e quindi regoli i vari punti di virata. In realtà l'ho fatto col POV dentro io. Nel pub che La visuale. Girarmi colomino di visuale per capire più o meno dov'è la pista e cercare Ottimo. di mettere i punti senza guardare all'esterno, perché poi fondamentalmente se effettivamente è un simulatore, nella realtà vedi esterno, non si può vedere. Nella realtà è tutto più facile. Tutto più facile? Sì. Cioè, non sento niente, mannaggia. che è successo? Questa manovra dei comandi incrociati ti serve anche per frenare. La puoi utilizzare come aerofreno. Thank you.
No, ho sbagliato. Ah, che cazzo. Ricominciamo. Drago! Drago! Macello, macello. Drago! No, eh no. Che palle quando è così. Abbi pazienza, cava. No, non ti preoccupare. Antibiotici, antidolorifici, sta a passare bene dell'inferno oggi. Ah, beh, sì. Mal di denti non mi arriva mai, ma quando mi arriva fa un male. Cosa ti è successo? C'ho un dente infiammato che mi sta Ula. ammazzando.
È uno dei mali peggiori, eh. Mamma mia. No, è il drago che ogni tanto sale e scende, non sa manco lui che cazzo sta facendo. Guarda la formazione che sta per sorvolare l'aeroporto. Stai vedendo? Sì. Questa è una formazione che si utilizzava durante la seconda guerra mondiale per i B-17 per fare bombardamento a tappeto. Bello. Li vedo. La velocità di quell'aereo lì quant'è? E vai con F2 su un aereo e ti dice tutti i dati. Ma stai parlando dei B-17 o questi che ci stanno sorvolando? Quelli che stanno sorvolando. L'ho messo intorno ai 300 km all'ora. Guarda, stanno a fare pure la virata, guarda, guarda, guarda. Ma gliel'hai data te la rotta da fare? Sì. Mamma mia, come sto rincoglionito, madonna. Ma lo stai riparando l'aereo? Sì, 20 secondi ho finito. Mi hanno mandato di fare tutto il rullaggio, due palle. No, ha fatto bene. Con che aereo stai a volare, Arro? Dimmi. Cinquantuno. Con quale aereo stai volando? Quell'armato o disarmato? Disarmato. Dubi dubi duba, dubi dubi duba. Ciao, C'ho Losi. sotto due taniche e basta. Wow. State tappezzando di bombe tutto? No. Stai facendo l'addestramento? Yes, sto spiegando a Kala come si utilizzano i comandi incrociati. I comandi incrociati. Yes. Cioè, dici, cioè, per le viti e quelle robe lì? No. Quindi cosa È significano i una comandi incrociati? tecnica che serve per contrastare il vento laterale in fase di atterraggio. Scivolata quindi. Non è una scivolata, scivolata è un'altra cosa. Com'è che metti la barra del piede, scusa? Guarda quello che faccio. Vinto a destra, barra a destra e piede a sinistra. I bombardieri qua hanno un piano di volo. Sì. Devono Ah, ok. rozzare intorno all'aeroporto. La Madonna, curati! Curati o abbassa il volume. Mamma mia.
Quelle mi sa che non sono 30 gradi. No, questa è una sfogata. Una sfogata è una virata in salita in velocità. Stai scivolando praticamente. Questi già sono i comandi incrociati, vedi? Anche ora c'è comandi No, incrociati. adesso l'ho liberato. Zeus, ma ora che c'avevi praticamente barra destra e piede sinistro. C'avevo piede Non destro barra sinistra. stavi scivolando. Non è. Come si chiama, scusa? Vedi, questa non è una scivolata. Però devi cercare sempre di mantenere l'asse pista. Oddio. Scusa, fammi una scivolata. Niente, non ci riesco a far scivolare con questo. Cioè, ma cosa fare? Che comandi fai per la scivolata te? Dovresti andare leggermente in prestallo e farlo scendere a destra o a sinistra. Te invece come fai? La scivolata quando sono in atterraggio io, barra destra e piede sinistro. E scivola. Quelli sono comandi incrociati però. Si chiama scivolata d'ala, cioè, non lo so, però cioè, perché di solito quando muovo piede sinistro e barra destra io sci cioè, si inclina tutto da una parte, cioè non è che si inclina, rimane orizzontale. Cammini derapando, praticamente. Vabbè, ti farò vedere una scivolata. Yes. Wolfer, Bello. allora? Che mi racconti? Ti sento malissimo, ok? Ti hai toccato il microfono. No, non ho toccato il microfono. È che stavo parlando a bassa voce. No. Stavo urlando come faccio di solito. Vabbè, detto ciò, io devo staccare. Ci si sente? Boh, dopo. Quando vuoi Ciao. te. Va bene, dai. Bella, bella. Hanno aggiornato DCS ancora? Non Non lo so. io so che domenica dovrebbero fare un aggiornamento. Stai vedendo? Sì. Vai, vai in volo e prova, dai. Quindi metti piede destro e controlli con la barra a sinistra dando un po' di pitch a salire. Zeusino? Dica. Degli aerei Sì, della seconda guerra mondiale, qual è sì. quello più divertente? L'IL quello piccolino. L'L16, Sì, ma e quello è il più divertente, quello ci fai tutto, non è velocissimo, però in tipo combattimento manovrato gli altri aerei non ci azzeccano niente con quello. vabbè, ma non ci vieni. Invece il moschitino com'è?
Bello. È veloce? Abbastanza. Il più veloce è il 109 col PocoWulf 190D. È il più veloce? Sì. Ma che 109 è il K? Ora. BF 109K e il PocoWulf Ah, è il... 190D. E quindi il Moschito, se dovesse scappare dal K o dal 190, non ce la fa. No, almeno che non sta in quota e se butta in picchiata allora diventa più veloce di tutti quanti. Ma se deve buttare in picchiata però. E il P47 invece? P47 è un aereo ottimo per le alte quote, ma a bassa Sì, quota no. diventa un piccione seduto. Piccione. Seduto. Cioè, per farlo diventare un'aquila deve stare ad alto, alto, Sì, almeno a 5.000 metri. Allora dai il alto. Ok. massimo delle sue prestazioni. Il P51. Il 51 su carta dovrebbe essere il più veloce di tutti quanti, ma qua sul gioco non è così. Buonasera, Buonasera. Nerozio. Ciao, buonasera. Ciao. Beh, dipende che P51 però, perché il D ce ne sono stati talmente tanti di versione, di 20, di 30, di 10. Sì, ma il motore è lo Di stesso, cambiare. l'aerodinamica è la stessa. Se l'aereo è più Lo so. pesante ci mette un po' di più a raggiungere la massima velocità, ma sempre che la raggiunge però. E lo Spitfire mi hai detto che devi essere un equilibrista per volarlo. Ma io non so come ti è Senso un venuta, equilibrista. non lo so come ti è venuta in mente sta cosa. Non lo so, non mi ricordo se eri te. No, vabbè, a quanto pare non sei te. Qualcuno mi ha detto che per lo Spitfire devi essere un equilibrista per volarlo. Per me non è così, poi ognuno ha i suoi Meglio di un volo parametri. volabile della seconda. Ma vedi, qua ci sono aerei della seconda guerra mondiale di epoche diverse però, quindi hanno prestazioni differenti. Vabbè, ma il 19 è uguale. 19? Lo Spitfire Mark 19 è quello che c'è Mark qui. 9. Sì? Come manovrabilità è migliore, sì. Però c'ha Dovrebbe problemi essere comunque di... migliore del K4, del P47 che è una bestia, come il P51 che sono grossi, e i Focke-Wulf. Perché, secondo te degli aerei in servizio fanno le versioni successive, cioè li aggiornano? Per renderli più forti. Per Sì, ma qual è il renderli motivo? migliori. Qual è il motivo scatenante che li rendono migliori? Questo era assodato. Ma perché però? Perché l'altro fa una versione migliore del loro e loro devono controbattere. È possibile. Esatto, per esempio durante la battaglia d'Inghilterra c'era lo Spit e il BF-109E Che era che più forte dello birava Spit. molto più stretto dello Spit, leggermente più stretto dello Spitfire. E aveva il motore iniezione diretta. Oltre a quello. Però Quindi gli inglesi hanno tornando dovuto indietro, fare hai un'altra ragione. versione per battere il 109E. Quando questa cosa è successa, hanno fatto il 109F, il Frederick, e così via. Poi Anch'io. è uscito il PocoWulf 190 con motore stellare, l'hanno chiappettati tutti quanti, e lì hanno dovuto fare altre versioni per contrastare. Ma il Focke-Wulf è un boom zoomer, non c'entra nulla con la tecnica di volo No, dello no, 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 Spitfire. stai dicendo una grande cazzata. Di prima di quale PocoWulf stai parlando? Tutti i Focke-Wulf, 190. Un boom zoomer, sono 190, motore a grossi. stella, era più manovrabile dello Spitfire, anzi c'aveva una velocità di rollio Ad doppia alta dello velocità. Spitfire. Che cos'è la velocità di rollio? E quanto rolla l'aereo, cioè, nel Sì. movimento di rollio quanto è veloce. Quindi quando riesce a variare velocemente l'angolo di Bang. Il punto è che ad alte velocità era molto, cioè a basse pesava un pochino di più, però tanto il combattimento veniva sempre ad alte. Certo.
Però niente, mi gira. sempre chi era seduto sul seggiolino. Quello sì, è fondamentale. Dopo puoi avere un 109, uno Spitfire o... Quello l'avete visto che è l'asso più premiato della seconda guerra mondiale è Erich Rudel, cioè pilota di Stukan. Ma quello abbatteva i carri armati, però. Dimmi, Charlie. Mi dovevi vedere, mi era quasi riuscito, penso che mi era quasi riuscito. Provalo pure in quota prima di andare in pista, mentre fai il sottovento. In realtà non mi sono schiantata, è già una cosa buona. Aspetta, A voglia. vediamo se riesco. Quelli i comandi incrociati ti servono anche per frenare, come aerofreno quando magari ti devi inserire in una formazione e sei veloce. Vai in comandi incrociati e lui rallenta. Perché dai il fianco Come ti sembra? all'avanzamento. Ottimo. Bravo. Fanno una turbolenza questi. Scieggiano. Madonna! Sembrano dei tornado tutti assieme. Te stai a divertire, India Charlie. Ok, adesso sali a 5.000 piedi. Ok, Qua mi prosciugano il carburante, qua, questi qua. adesso facciamo uno stallo classico appena sei salito a 5.000 piedi. 3.000. Sto per arrivare a 3.000. Ok, torna verso il mare che ci stanno le montagne, quindi è come se non stasse a 5.000. Adesso in questo stallo utilizzeremo il variometro. Quindi focalizzalo, vedi dov'è? Variometer. Ok, livella l'aereo, togli la manetta e il variometro deve essere leggermente a salire. Quando starei vicino allo stallo, può succedere che ti cade un'ala invece che un'altra. Non devi correggere con la barra ma con la pedaliera.
Se ti cade dalla destra, dai piede sinistro e viceversa. Io sto cadendo, ma a pesce. Dritto per dritto. Che velocità c'hai? 120 nodi. Devi portare la velocità a 0, quindi dai pitch. Devi mantenere la quota e devi dare pitch a salire per mantenere la quota, fino a quando non finisce la velocità. Devo partire io. Spaccato il pulsante. Ok, mi è andato sull'aereo. Ok, adesso lo mandi giù, piano piano ridai motore e lo richiami e lo rimetti in linea di volo. Ok, risali a 5000. Vai verso l'aeroporto, non ti inoltrare nel mare. Un tuffo ci stava bene. Ma ci stanno i squali qua. Allora no, niente tuffo. Buonasera, è arrivato il bucatore de stellare lunare, quello che fa i crateri. L'ho fatto solo una volta. Sì, solo una volta. Dicono tutti così, prima tirano il sasso e poi nascondono la mano. Ma perché c'è il aggiornamento? Ancora. Ma tutti a fa aggiornamento, ma sono l'unico che non ce l'ha. Ma se stiamo dentro non ce lo fanno gli aggiornamenti. Che cosa mettono? Mi sembra che erano 3-4 kg di mortadella, 5-6 kg di salsicce, roba del genere. Zeus, lì sono a 5000. Ok. Zeus, posso venire al tuo server? Certo che puoi venire. Allora, adesso figliolo mio, ascoltami bene, devi mettere l'aereo in salita a candela. Vai su fino a quando non finisce la velocità. Stessa cosa, se ti cade un'ala correggi con il timone e non con la barra. Togli via motore e quando lui sta cadendo dai tutto piede destro e lasci i comandi principali. Via motore, piede destro. Tieni sempre dentro il piede fino a quando lui non va in rotazione. Ah, sempre. Poi, quando sei entrato in rotazione, per uscire dalla rotazione dai piede contrario. No, finisce la a candela. Vuol dire che sei uscito dalla vite piatta. Sono nemmeno entrato, se devo essere sincero. Ok, allora a terra che te lo faccio vedere io. Vai. Vai all'atterrissage. Forse a me non mi fa nemmeno entrare nel server. L'ha riconosciuto, ha detto questo è il cratere lunare, è meglio che non lo fammi entrare. No, perché c'ho aggiornato, non lo so. Vogliamo aggiornare tutti quanti? No, ma non se non avete voglia di uscire, faccio così. No, vabbè, intanto non cambia nulla. Ah, io ho chiesto, vogliamo aggiornare tutti quanti? Per me va bene. Arro non pervenuto, Losi. È mutato. Il capo del server deve decidere. Vabbè, è brutto. Vai all'atterraggio intanto, dai, finiamo sta. Così almeno Cresi non può venire a fare i crateri, capito? Se non aggiorno. No, non è sicura sta cosa. Oh, Zeus. Dica. Una scommessa.
Allora, se io non faccio nessun cratere nell'aeroporto, nelle vicinanze dell'aeroporto, in merito devi togliere il mio name tag da bucatore di... Nella bucatura di crateri lunari, ho capito. Va bene? Zeus, ho un problema col motore. Allora buttate e piano altro modo. Non mi funziona più il motore, mi sei proprio spento. Dimmi quanto le... Vai, lanciati col paracadute. Vai! Si è lanciato. Povero TS. Povero TS. Sì, ma se mi si spegge il motore in volo, che cacchio! No, ma perché è andato in rovescio? Allora, quando si perde il motore e si ha una determinata quota, tu ti metti in velocità di massima efficienza, che è 150 nodi, e cerchi di atterrare. Dopo faremo anche questa emergenza. Ci sei? Aspetta che sto guardando. Allora, io Zeus avevo già fatto ste robe, no? Cioè. Che non mi ricordo se già l'hai fatta ste robe, come le chiami te. Allora, il circuito ero passato, non è sicuro. Però anche lo stall avevo fatto, adesso devo fare le altre manovre. Comandi incrociati l'hai fatti? Ah, sì. Ok, a me pure mi sa che mi si è fuso il motore, mi lancio anch'io. Guarda che bello, Wee! Madonna! È stupendo vedere. Sì, è fatto molto meglio di quando ti lanci da un motore a azione. Vabbè, lì ti lancia il Martin Beggar. Aspetta, adesso guardiamo. Allora, gli serve l'Oreal Zeus. Vedi, il vento che viene dal mare mi sta mandando all'indietro. Ok, prendiamo un altro modo. Select Roll. Pannatelo, pannatelo. Ah no, c'è il tuo server. Ok, sono a... Sto entrando. Ah, Zeus, ho installato Arma. Se vuoi dopo ci facciamo un salto. Sì, dopo la lezione, sì. Sì, quando voglia. Ma sì, aspetta, te ce l'hai Arma, India Charlie? No. Hai presente la manopola nera che tiri... Cioè che hai appena tirato? No, non quella, la... Sì, ho capito, quella vicino ai flap. Sì. Perché si deve disattivare dopo il decollo? Non è che si deve disattivare, si deve attivare. Tu la stai chiudendo per non ingerire corpi estranei nel raffreddamento. Ah, e dopo la riapri. Yes. E se non la riapri non... Tacchi al cazzo. Ah, boh, a me non mi sono dimenticato un secondo. Succede qualcosa? Eh sì, non raffredda bene. Te via il raffreddore, praticamente. Orizzonte artificiale che si bugga. Vai, vengo anch'io, sono appena entrato. Sì, comunque... Sì, non serve avere la... Eccolo, accanto un altro. Che bella il livre così, eh. E di Azzulo rulla per il punto atteso. Chiamato al vento. Chiamato al vento. Se vuoi faccio la tour di nuovo. Negativo. Fatta i cazzi tua. Ok. Fatteli a casa tua. Però partecipo alla lezione. Oh yes. Ecco, vedi, mi scordo sempre di rialzare i flap, porca troia, questi sono errori da mordedenti. Mamma mia, Zeo, da bannare, Zeo. Errori sì, ma non così gravi, cioè finché non arrivi in pista. Ma sì, ma poi decolla comunque. Sì, no, lo so che decolla comunque, Zeus mi ci avrà fatto decollare almeno 3 volte un flap estesi. L'hai fatto il volo lento, Crazy? Sì. Ok. Fatto anche formazione, stretta, atterraggio in formazione. Ah, hai aperto un ufficio in formazione. Bravo, bravo. Perché non me l'hai detto prima? Comunque, la prima regola da fare durante l'atterraggio è inchiodare. In che senso inchiodare? No. Appena aperto, devi dare non confondere le idee, porca di una gran troia. Ma se inchiodi con quest'aereo ti ritrovi il muso in terra. Esatto. Con gli F no, però gli altri, cioè con gli aerei Elica
che hanno questo assetto o no? Mentre con tipo il moschito, forse, mi sa che con il moschito si può frenare, però non sono sicuro. Freni piano piano, quando sei belle atterrato, tranquillo. Cioè, abbiamo il pilota della Formula 1. Sì, sì, lui è già stato... È il primo cratere che fa oggi, non manco l'ha aperto, lo butto direttamente fuori. Perché? Ma allora, se lo faccio di proposito ancora. Però sì, se magari sto in formazione per non beccarti te, mi butto per terra un altro secondo. No? Non c'è room, per cazzo? Le code gialle. Potevamo fare le code rosse? Red Tails. No, te diceva coda cratere lunare. E vabbè. Zeus. Se dopo, però dopo sto dominio non lo togli se non faccio capire. Non ti ho detto prima. E se non ti inchiappetto. Ecco, ti stavo per dire, per salvare me hai inchiodato. Io fossi in te starei un po' più lontano da lui. Ma sì, vabbè, ma finché mi fa con l'elica va bene. Al massimo mi faccio iperare o cambio modo. È bella lunga sta pista. Mille uno, mille due, mille tre, mille quattro. E cosa? C'è l'orizzonte artificiale sminchiato, vabbè. Di routine quello. Adesso faccio una sfogata a sinistra. Vabbè, ma devi arrivare a 5.000 piedi. È la quota di sicurezza? No, no, deve fa, cioè, deve fare sta cosa. Per fare ste cose. Sì. Perché penso voglia fare una vite piatta e se vai esatto. In vite piatta più basso di 5.000 piedi l'unica cosa che ti fermerà è il suolo. Sì, sì, sì. Confermo. Guten Abend. Andiamo un po' di velocità e poi iniziamo la salita. Va bene. Io rejoin nella destra. Non è un'angolazione che ti comporta sia aumento di altitudine ma diminuzione di velocità. Sì, difatti è un'angolazione sbagliata. Vedo che afferri, questo a me mi gusta. Zeus. Dica. La formazione. Sì, ma non dobbiamo fare la formazione se mi viene addosso, fio. No, ma sono il prendo... Sì, mi viene addosso, fio mio, guarda. Ma sì, per quanto Zeus è un po' già che finirà che mi togli il dominio da cattiera lunare. Perché sono bravo. Oddio. Hai fatto? Era una prova per vedere se mi schiantavo? No, no, secondo me ti voleva. Ha voluto frenare per farti passare. Per paura che. No, ok. Biro e torno verso la report. Ti seguo. E siamo in formazione larga, quindi non più di minuto.
Io seguo le tue istruzioni. Roger. Allora, fra poco salirò a Candela. E quando sto salendo a Candela, se mi cade un'ala a destra o a sinistra, non utilizzo la barra ma utilizzo la pedaliera. Inizio la manovra. Ok, ti seguo a debita distanza. Manetta al massimo? No, sempre 50%. Forse ho capito perché l'ho distrutto l'aereo. Prima ho messo al 100% la moneta. Vedi, sta cadendo a destra, a sinistra, gli ho dato un po' di piede. Ok, adesso Piede destro o piede piede sinistro? destro. Lo tieni sempre a destra. Oddio. Siamo vicinissimi. E manetta sempre a 50. No, la manetta a zero. Ah, ok. Sì, però Poi. non ti è venuto in vite No, piatta. non mi è venuto. Neanche a me. Anzi, sto precipitando. Terrain, terrain. Pull up, pull up. Recupero e riproviamo. Arrivo. Arrivo. Allora, io quando facevo il corso di volo c'era l'istruttore che mi diceva: quando voi volate intorno, che ne so, al cocuzzolo della montagna, che c'è sta un castello e te lo stai guardando, quindi stai in virata e ti stai gustando il castello, se non stai attento alla velocità ti può decadere e entrare in vite piatta. Come si esce dalla Così. vite piatta? Si esce dando piede contrario al senso di rotazione, quindi se l'aereo gira a sinistra date piede destro. Finito il senso di rotazione, aspettate che l'aereo mette il muso giù, riprendete velocità, ridate gas. Ok, Sì, me lo ricordo queste cose, le dicevi con ma Stuka, se non te sbaglio. che mai è successo Yes. già di andare in vite piatta? Eh no, perché io sto attento alla velocità e non mi è mai successo. Riproviamo. Anch'io, sono 4.000 piedi, ma va bene. Ma è da 50. Quindi appena. Ecco, io sono già. So Mo ho già. messo barra alla pancia, azza, si è bloccato pure Si sente il motore, oh cazzo, allora. Cerco di riattivarlo, aspetta, si può riattivare. A me si è spento forse perché. il motore. Ecco, lui è andato in vite piatta, mi sa. Sì. Sì. Adesso Sì. do piede Oh contrario. cazzo! Il problema è che non c'è il motore, Zeus. Lo so. Oh cazzo, io ci sto provando a riprendere il motore, se guardate. Anzi, Oh, sto il mio vedendo motore è Zeus. aperto. Posso provare ad atterrare a fare un atterraggio d'emergenza. Zeus, Non questo penso che qua. quel motore lì riparta. Zeus, pensa che Dica. forse se faccio un cratere, dato che mi si è spento il motore, non mi dai. Cioè, no. Se non lo fai sulla pista. Esatto. E sto atterrando sulla pista, per quello. Se lo Come stai atterri atterrando sulla sulla pista? pista Ti e vedo fai in il mezzo all'acqua. cratere. No, allora, io lo sto tenendo. Guardami un attimo in FB se vuoi. Io sto cercando di Stento. appare un atterraggio sulla pancia. Ma. Ah, sulla pancia, ok. No, io. Sai che forse riesco a atterrare a cala, guardami. No, Aspetta. non ce la faccio sulla pista perché è troppo lontano. Appunto, ti dicevo, eri in mezzo all'acqua. Come fai sulla Guarda pista? adesso, cioè sono vicino però. Sì, ma probabilmente ce Zeus, la fai anche. se io riesco ad atterrare mi togli il nomignolo. Non ti vedo molto delicato, frate. Oh cazzarola. Niente. Senza motore non è facile. Dovevo tirarlo giù. No, adesso mi alleno a fare gli atterraggi d'emergenza, basta. Adesso mi alleno. Bellino Zeus, fuori dall'aereo. Ah, sei iettato. No, aspetta, non sei diettato, è uscito quando è atterrato. Ha solo Yes. spaccato l'alima per il resto. Vai, Ma come mai Charlie, questi motori tocca a te. sono facili da rompere? È perché risentono molto del calore. Se tu ne metti a fare le manovre che ho fatto io, l'aria non entra, va sulla temperatura e ti attacca al cefalo. Esatto. Ok, pronto. Posso provare Vai, anch'io, vai, Zeus, t'ho ora? detto vai. Non m'hai Ah, non t'ho sentito? sentito, scusa. No.
Crazy? Stai decollando con il vento in culo, questo è da bocciatura e da iniezione dal server. Perché Perché? si devono Ah, lui rispettare mi ha le regole, detto se questa è una mappa esquela. che... me l'ero dimenticato. Chiedo umilmente scusa. Sono noi 3 ore a fa contropista, invece lui pia decolla, cioè. Non va bene, non va mica bene, eh. Lo so, me l'ho dimenticato. Da adesso spengo il motore in volo, smai che bello l'avvio. Un po' posso andare a fare i passaggi redenti? Negativo. Va bene. Non sei Maverick e non conviene diventarlo. Ma sì. Ah, però facendo i passaggi redenti non mi sono ancora stato. Quella è una cosa buona. Allora, metto al minimo. Nega da Via nega, motore. tipo da tipo, negativo. Via motore. Ma non si spegne? Perché? Scusa, ah, lui è proprio decollato quando hai detto che era controvento, è proprio decollato, ok, a Sì, posto. ma lui se ne fotte, capito? Non è vero, Fa mi ero di tutto per dimenticato. mantenersi in un mignolo di cratere lunare. Che fai, tutto sommato, Allora, non è neanche brutto come nomignolo. bravo. Il catene, il catene. Generatore da 10 Avanti, India Charlie, qui torre. ore. Chiedo permesso di effettuare un atterraggio d'emergenza, però sono in corso vento. Devo operare la Negativo, negativo, contromisura. la pista è impegnata e non abbiamo gli operai per le riparazioni, quindi faccia un atterraggio d'emergenza fuori pista. Anzi, Nemmeno proprio nella lontano pista. dall'aeroporto. Ma nemmeno nella pista Negativo, perpendicolare. negativo. Oh, allora io parlo italiano o cispadano? Cratere lunare. Niente. Non atterrò sulla pista, però nei campi. Vabbè, nei campi. Non ho più motore proprio, non riesco a riprenderlo. 70 nodi. Fatto a spengerlo così il motore, scusa. L'ho spento di proposito. Ah, ok. Niente. Vabbè, basta, non ci provo più. Spengerlo, 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 no, ma se riesci ad atterrare già all'esterno sui campi è già buono. Diciamo che ho imparato a Mo' girare vedete come te così. fermi, stai a 60 km all'ora con sto DS. Io? No, no. India Charlie. In taxi? Non ha fiducia in me. Ma dove, in taxi? Sì. Hai preso da me, Ma non ha fiducia in ok. me. No, ma neanche in me, cioè, è da una vita che faccio ste È una vita che faccio ste cazzate, da cratere lunare. Allora, Zeus, allora. In taxi non mi sono mai schiantato. No, scusa. Mi sono fermato. Vai, vai che vai C'è un bene, limite. India Charlie, però 60 all'ora non li voglio più vedere al Ma 60 Ah, mi all'ora scusi, manco da eh. bicicletta. Formula 1 in taxi. Chi è? E chi può essere? Solo Crazy può essere Formula 1. Ma sono 30 nodi, dai, cioè, ci 30 30 nodi sono più di nodi. 60 km all'ora, rimortacci tua. Ma il massimo è 38 in taxi, quindi caccia militare, 10 scusa. No, nodi in massimo. con gli Se ti aerolinee. capita di frenare, spacchi tutto. No, ma Crazy Con si gli fa le aerolinee. regole per i fatti suoi. Va bene, rallenterà fino a 18 nodi, va bene, Viene 18 dalla nodi. Luna, è un cratere lunare e fa come cazzo gli pare. Io adesso sto per fare di tutto per tagliarmi questo nomignolo da tempo. E ribadisco, non è brutto come il nomignolo. Ma cratere lunare. Ma è bello! Sì, ma se dopo capisci il senso Sì, perché. ok, se capisci il senso non è più bello, ma effettivo è bello. Ah, no, stiamo parlando di buchi. Chi è che ha fatto questi buchi? Ah, no, non sono di buchi. Merda! Chiedo per torre da 10 ore. Torre fuori servizio momentaneamente, fare chiamata all'aria. Roger. A tu
tutti i velivoli, i ghiacciarli, riporto tutto acceso e accendo la pista. Da qui posso ricollarsi, sono in continuamento. Hai pomellato il pomello nero in ghiacciarli? Pomello nero? Bocciato, rientra al parcheggio. Chi è che è in pista? Ah, ha ragione. Chi è che incontro mano in pista mentre stavo decollando? Per Alfa in decollo sulla 09. Non puoi. Sei contro Zeus. Devi bocciare pure Arrow. Arrow è entrato in un punto attesa a metà pista. Ah, un po' di quella pudoria. Allora. Teoricamente no, si dovrebbe decollare. No, ma non ce la fa il diretto. Sì, sì, no, da quello che mi ha detto Zeus si dovrebbe decollare. Si deve utilizzare sempre tutta quanta la pista. Però Arrow è un pilota anziano, può decidere autonomamente. Certo. È umano. Grazie. Sa quello che fa, capito? Roger. Non metto in discussione. Allora, adesso faccio così. In via Charlie, torna verso l'aeroporto. Ma 001 o 02? Non mi ricordo se Protector ieri l'ha dato. Io sono 02, è 01. Mo te lo faccio cambiare, non ti preoccupare, Crazy. Perché? Da India Charlie 001 ti faccio diventare cratere lunare. No. Io abbandonerò per sempre il volo. Posso provare? Vai. Allora. Posso riaccendere la tua? Tira ancora, tira. Negata. Via motore, barra la pancia, tutto piede destro. Via motore, barra la pancia, tutto piede destro. C'è spento il nuovo motore, oddio. Cioè ce l'ho il minimo. Ok, ora? Continua a tenere il piede destro, perché l'hai tolto? Oh. Finale. Tengo il piede destro, mi schianto, dovrei mettere il piede sinistro. Vai, metti il piede sinistro. Devi tagliare il mignolo, lo zero, mi spiace. Sì. Ripeti la manovra. Rifai quota. Poi devi salire a candela. Tu non sei salito a candela, eh? Devi mettere l'aereo a 90 gradi rispetto all'orizzonte artificiale. Tu l'hai fatto a 30 gradi. Easy. Non mignolo da togliere. Adesso mi decollo però. Vita brutta questa. Posso? Perché Zeus non mi ha copiato. In che senso? Sono... devi togliermi... di chiamarmi Crazy. Tu comportate bene. Ah no, ma anche perché sono atterrato... sono atterrato senza motore. In pista. E non sono ancora in volo, perché sono decollato. Ancora sì. Un po', ancora un po'. Perfetto, sì. Mantienilo così. Via motore, barra la pancia, piede destro. Rimani con questi comandi
Non li togliere. Via motore. Istruttore può guardare me. Niente, riprendilo, non ti è uscito. Quando ti dico via motore, devi via motore, se tu continui. Effettivamente mi è uscita. Dimmi un po' a me, sono 5.000, adesso lo trovo. Allora, salgo così, giusto? Mi è uscita un po' dopo Zeus, però mi è vabbè. Uscita. Dai, passiamo alla manovra successiva, il tonno. Ah, sarebbe? Fai quota. Faccio quota. 5.000 anche stavolta? Sempre 5.000, torna verso l'aeroporto, se stai a Bola vicino alle montagne, non lo so perché devo esplorarlo. Mi sono girato, non volevo schiantarmi verso l'aeroporto. Okay. Oddio, mi è uscito, oddio. Non è che devi andare a Bola sopra l'aeroporto, ma nelle vicinanze. Sei tornato? Sì. Beh, vado un po' col d'ora. No, c'è l'aggiornamento di CS. Sì, bombola. Ah, meno male. Ma pochissimo. E chi l'ha fatto? Quanto pesa? 400 mega. Ah, vabbè. Vabbè, vado a prendere una bottiglia d'acqua, ma. Roger. Qualcuno è sul server? Sul tuo non lo so, noi stiamo a volare sul mio scuola. Zeus. Dimmi. Okay. L'aereo non collabora molto, sta soft 150 a manetta spinta al massimo. E chi ti ha detto di spingere la manetta al massimo? No, la manetta spinta al massimo, volevo vedere se si riprendeva il motore. Ok, fai un atterraggio d'emergenza senza motore, togli la manetta e mantieni 150. La quota ce l'hai per fare un atterraggio perfetto? Aspetta, vedo di giro per me. E devo perdere quota, allontanarmi un po'. Dai, fatta questa emergenza, usciamo tutti quanti, così facciamo questo aggiornamento, perché può darsi pure che sta da problemi per questo motivo qua, eh. Eccolo, addio motore. Ok, mantieni 150 nodi, se c'hai più velocità riprendi quota, devi mantenere sempre 150. Per ora sono su 150. Ok, no? Perfetto. C'hai la pista davanti, quindi vai con flap e carrello, se c'hai un aumento di velocità vai in comandi incrociati, se no lo mandi giù. Flap e carrello, no. Flap e carrello, dai, veloce, veloce, veloce. Mi inverto con il flap e carrello. Perché col suo. Punto di mira, non lo vedo ancora. Ma sono decollato, oddio. Giù il muso, fratello. Giù il muso. Metti i flap, perché l'hai tolti? Non l'ho tolti. Sì, sì. Bene, bene. Ah, c'è un bel manico però. India Charlie 002. Bra. Buon lavoro, Zeus, buon lavoro.